Ciao, benvenuti sul canale YouTube Giacomo e Claudia, dove vai? Oggi andremo a visitare lo storico carnevale di Ivrea, conosciuto ai più per la spettacolare Battaglia delle Arance, che si svolge per 3 giorni nelle principali piazze della città di Ivrea. Nel Medioevo, protagonisti della battaglia erano i fagioli. Si narra infatti che 2 volte l'anno il feudatario donasse una pignata di legumi alle famiglie meno abbienti e queste, per disprezzo, li gettassero per le strade. Gli stessi fagioli venivano utilizzati in tempo di carnevale come scherzosi proiettili da lanciare addosso a improvvisati avversari. Lo spirito dello storico carnevale vive, infatti, nella rievocazione di un episodio di liberazione dalla tirannia. Un barone, il marchese di Monferrato, che affamava la città, venne scacciato grazie alla ribellione di Violetta, la figlia di un mugnaio, che per non sostare alla Ius Primas Noctis uccise il marchese, accendendo così la rivolta popolare. Il corteo storico. Così come il carnevale rievoca e mescola fra loro diversi momenti storici, allo stesso modo il corteo storico è popolato da personaggi nati in epoche differenti. Lo compongono la mugnaia, la sua scorta, Toniotto, il marito della mugnaia, il generale, il suo stato maggiore, il magnifico Podestà e ancora i pifferi e i tamburini. Il generale è la figura che custodisce l'integrità del carnevale, è chiamato a garantire l'ordine pubblico. È presentato alla cittadinanza il 6 gennaio. Durante la festività sarà lui a governare la città di Ivrea. Tamburini. Le loro radici affondano al XVIII secolo, quando ai tempi di Emanuele Filiberto, nel castello delle Quattro Torri, risiedeva stabilmente una banda formata da pifferi e tamburi, al servizio del presidio Eporediese. Eporediese, antico nome romano di Ivrea.
viva, 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 viva. La mugnaia, simbolo di libertà. La mugnaia rappresenta la figura più importante dello storico carnevale di Ivrea. Figlia di un mugnaio e novella moglie di Toniotto, diede il via alla rivolta popolare, uccidendo il malvisto signore della città che non solo vessava gli abitanti di Ivrea, ma esigeva anche di trascorrere la prima notte di nozze con la sposa. Violetta, questo è il nome della fanciulla, promise allo sposo che si sarebbe opposta a questa usanza. E così, durante la notte, grazie a un pugnale che aveva nascosto tra le vesti, tagliò la testa al marchese. E affacciatasi dal castello, la mostrò al popolo di Ivrea, scatenando così l'insurrezione del popolo. Alcuni numeri: 11.000 quintali di arance, 50 carri, 9 squadre a piedi e 12.000 arancieri. Sono questi i numeri della straordinaria e unica al mondo Battaglia delle Arance. It is Bay, the Carnival of Ivrea is the oldest historical carnival in Italy. It is Bay.
Il berretto frigio è un simbolo di libertà che ha una tradizione radicata in tempi remoti. Il berretto frigio si deve indossare a partire dalle prime ore del pomeriggio del giovedì grasso, in seguito alla lettura dell'ordinanza del generale da parte del sostituto, il quale, leggendola, annuncerà che per tutte le festose giornate fino al martedì seguente cittadini e foresti abbiano l'obbligo di calzare il rosso berretto frigio. Abbiamo terminato anche questo filmato. Vi ricordo, come dice il grande Davide Rampello, venite a Ivrea. Ma mi raccomando, non come turisti, come ospiti. Vi ricordo inoltre che siete sul canale YouTube Giacomo e Claudia Dove Vai. Se vi è piaciuto mettete un mi piace e ragazzi, al prossimo viaggio. Ciao!